sopra i fenomeni che avvengono in vicinanza di una linea oraria. Dirico Fermi, 1922. Nota 1. Per fare lo studio dei fenomeni che avvengono in vicinanza di una linea oraria, cioè in linguaggio non relativistico, in una porzione di spazio variabile, eventualmente col tempo, ma sempre molto piccolo in confronto alle divergenze dalle euclideità della varietà spazio-tempo, converrà anzitutto ricercare un opportuno riferimento tale che, in vicinanza della linea studiata, il DS quadro della varietà prenda una forma semplice. Per trovare questo riferimento dobbiamo premettere qualche considerazione geometrica. Si è dato in una varietà riemanniana, V con N, o anche in una varietà metricamente connessa nel senso di Weyl, una linea L maiuscola. Associamo ad ogni punto P di L una direzione Y perpendicolare ad L, con la legge che la direzione Y più DY relativa al punto P più DP si deduca da quella Y relativa a P nel seguente modo. Sia eta la direzione tangente ad L in P. Si trasportino parallelamente y eta da P in P più DP e siano y più delta y, eta più delta eta, le direzioni così ottenute, che per le proprietà fondamentali del trasporto parallelo saranno ancora ortogonali. Se L non è geodetica, eta più delta eta non coinciderà con la direzione eta più delta eta della tangente ad L in P più DP, e queste due direzioni individueranno in P più DP una giacitura. Consideriamo in P più DP l'elemento di SN-2 perpendicolare ad essa e ruotiamo rigidamente attorno a tale SN-2 tutta una particella circostante P più DP fino a che eta più delta eta non vada a sovrapporsi ad eta più deeta. Allora y più delta y andrà a finire in una posizione che prenderemo come direzione y più dy relativo al punto P più dp. Si intende bene come, fissata a piacere la direzione y in un punto di L, un processo di integrazione permette di conoscerla per tutti i punti di L. Cerchiamo ora le espressioni analitiche traducendo le operazioni indicate per una varietà riemanniana, che sono identiche a quelle valevoli per una varietà metrica di Weyl, purché si abbia l'avvertenza di scegliere la Hentschel, intuita che la misura di un segmento che si muove rigidamente nelle vicinanze di L sia costante. Sia data la seguente formula. E siano y con i, eta con i in alto uguale dxi su ds, i sistemi co e controvarianti nelle direzioni y eta. Avremo intanto la seguente relazione. E inoltre quest'altra relazione si troverà dunque la seguente formula. Le C elevato alla I sono le componenti controvarianti del vettore C grassetto, curvatura geodetica, cioè di un vettore che ha l'orientazione della normale principale geodetica di L e grandezza uguale alla sua curvatura geodetica. Si ha d'altra parte la seguente relazione. Ora, siccome y è perpendicolare ad L, lo spostamento con cui da y più delta y si deduce y più dy sarà parallelo alla tangente ad L e avrà grandezza uguale alla proiezione sopra y stesso di delta eta meno deta, vale a dire, siccome y ha lunghezza 1, al prodotto scalare di delta eta meno deta per y, cioè per questa relazione, le sue componenti controvarianti si otterranno dunque moltiplicando la sua grandezza per le coordinate controvarianti della tangente ad L, cioè dx1 su ds, e
Esse sono dunque, in ultima analisi, date da questa formula, da due risultore immediatamente la seguente relazione. Tale relazione, scritta per i uguale 1, 2, puntini, puntini, n, da un sistema di n equazioni differenziali del primo ordine, tra le n incognite, y alla 1, y alla 2, puntini, puntini, y alla n, che risultano così determinate una volta che ne siano assegnati i valori iniziali. Sarebbe anche facile verificare formalmente dalle 3 che se i valori iniziali delle y elevato alla i soddisfano la condizione di perpendicolarità ad L, tale condizione resta verificata lungo tutta la linea. In un punto P con 0 di L assegniamo ora a piacere n direzioni, y con 1, y con 2, y con n, mutuamente ortogonali, con la condizione che y con n sia tangente ad L. Le direzioni y con 1, y con 2, puntini puntini, y con n meno 1, saranno perpendicolari ad L e potremmo trasportarle lungo L con la legge assegnata al paragrafo precedente, che, come evidente dalla sua stessa definizione, conserva la loro ortogonalità. In tale modo veniamo ad associare ad ogni punto di L n direzioni mutuamente ortogonali, di cui l'ultima è quella della tangente ad L. Pensiamo ora alla nostra V con n immersa in un S con n euclideo a un numero conveniente di dimensioni. Possiamo prendere come coordinate di un punto di V con n le coordinate cartesiane ortogonali della sua proiezione sopra l'S con n tangente a V con n, in un punto generico P di L, avendo per origine P e per direzioni le direzioni y con 1, y con 2, puntini puntini, y con n, relative al punto P. Con tali coordinate l'elemento metrico di V con n in P prende la forma di S quadro uguale di y con 1 quadro più di y con 2 quadro più puntini puntini più di y con n quadro. Esse inoltre, come immediatamente si riconosce, sono geodetiche in P, vale a dire per le coordinate y si pone l'intorno di P porre a meno di infinitesimi di ordine superiore al primo g di i uguale 1, g di k uguale 0, dove i non è uguale a k, è diverso da k. È manifesto che di tali riferimenti ne avremo uno per ogni punto di L. Consideriamo ora un punto Q con 0 di V con N, che nel riferimento relativo al punto P con 0 di L abbia coordinate y sovrassegnato 1 più y sovrassegnato 2, y sovrassegnato n-1, 0. Per ogni altro punto P di L possiamo allora determinare un punto Q che nel riferimento relativo a P abbia le stesse coordinate che ha Q con 0 nel riferimento relativo a P con 0. Il punto Q percorrerà così una linea di decorso parallelo ad L. Vogliamo ora trovare la relazione che lega DSQ a DSP nell'ipotesi che Q sia infinitamente prossimo a P. Perciò osserviamo che lo spostamento che porta Q in Q più DQ è composto dagli spostamenti indicati al paragrafo 1 con delta e con D meno delta, perché il primo, essendo uno spostamento parallelo, fornisce a meno di infinitesimi di ordine superiore, delta SQ uguale DSP. Il secondo è una rotazione che, come si è visto al paragrafo 1, dà D meno delta SQ uguale DSP C in grassetto maiuscola per Q meno P. Se con il punto si indica il simbolo del prodotto scalare e con Q meno P il vettore di origine P e termine Q. Inoltre DSQ e D meno delta SQ hanno entrambi la direzione della tangente in L. Si ha dunque DSQ uguale delta SQ più D meno delta SQ, cioè la seguente formula. Le traiettorie dei punti Q formano una n-1 upla infinità di linee e quindi, almeno con opportune limitazioni, per ogni punto M di V con N passerà una di tali linee, così che potremo caratterizzare M mediante le coordinate del punto Q
con 1 sovrassegnato, y con 2 sovrassegnato, con y con n meno 1 sovrassegnato, corrispondente alla linea passante per M e l'arco SDP di linea L contato da un'origine arbitraria fino a quel punto P che corrisponde al Q coincidente con M. Se M è infinitamente prossimo ad L, DSQ sarà perpendicolare alla ipersuperficie SP uguale costante. Si avrà perciò la seguente relazione. E tenendo presente la 4, la seguente espressione. Nelle vicinanze di L abbiamo con ciò trovata un'espressione semplicissima del DS². Nota 2. Prima di passare all'applicazione fisica dei risultati ottenuti, vogliamo ancora fare qualche osservazione geometrica. È evidente intanto che le considerazioni precedenti, e quindi anche la formula 5, questa, che ne è la conclusione, che per varietà qualunque sono valide solo vicino ad L, sono invece completamente rigorose per spazi euclidei. Associamo allora alla linea L della V con N una linea L asterisco di uno spazio euclideo S con N, in cui indichiamo con x con y asterisco le coordinate cartesiane ortogonali. Se con degli asterischi indichiamo i simboli riferendosi alla linea L asterisco, potremmo scrivere per S con N la formula analoga alla 5, che sarà questa. Come nella 5, C grande in grassetto è funzione di S di P. Così nella 5 asterisco, C grande in grassetto asterisco è funzione di S di P asterisco. Siano k elevato alla 1, k elevato alla 2, k elevato alla n-1, le componenti controvarianti di C grande in grassetto relative a y sovrassegnato 1, y sovrassegnato 2, puntini puntini, y sovrassegnato con n-1. E k elevato alla 1 asterisco, k elevato alla 2 asterisco, k elevato alla n-1 asterisco, quelle di C grande in grassetto asterisco relative alle y sovrassegnate asterisco. Cerchiamo se si possa determinare L asterisco in modo che le funzioni k elevato alla R asterisco S di P diventino uguali alle k elevato alla R S di P. Cominceremo perciò a porre S di P uguale S di P asterisco, cioè a stabilire tra i punti di L e quelli di L asterisco una corrispondenza biunivoca che conserva gli archi. Osserviamo poi che K alla R asterisco è la proiezione di C asterisco sulla R-esima direzione Y asterisco. E cioè abbiamo tale formula dove R è uguale a 1, 2, puntini puntini, n-1. Le K alla R sono poi funzioni note di S con P. La condizione k alla r uguale k alla r asterisco conduce dunque alle n-1 equazioni, dove r è sempre uguale a 1, 2, puntini puntini, n-1. D'altra parte, le tre scritte per la s con n ci danno n per n-1 altre equazioni. Se a queste aggiungiamo l'altra, troviamo un sistema di n-1 più n per n-1 più 1 uguale n al quadrato equazioni tra le n al quadrato incognite xi asterisco y fratto r asterisco che servono ad esprimerle in funzioni di S di P. Possiamo così determinare le equazioni parametriche x con i asterisco uguale x con i asterisco S di P della L asterisco. Con ciò la formula 5 asterisco diventa identica alla 5, ossia abbiamo rappresentato per applicabilità i dintorni della linea L asterisco sui dintorni di L. Siccome poi L asterisco è uno spazio euclideo, possiamo dire anche di aver disteso i dintorni di L in uno spazio euclideo, ossia di aver trovato coordinate che sono geodetiche contemporaneamente in tutti i punti di L. Nota 3. Per mostrare l'applicazione dei risultati precedenti alla teoria della relatività, supporremo che V con N sia la V4 spazio-tempo e che L sia una linea oraria in vicinanza della quale ci proponiamo di studiare i fenomeni. Ponendo per brevità nella 5 DSM uguale DS, si trova in questo caso la seguente relazione.
Per evitare la comparsa di immaginari e di stabilire l'omogeneità, conviene fare la seguente sostituzione di variabili. Essendo v una costante con le dimensioni di una velocità, per modo che t abbia le dimensioni di un tempo. Si ottiene così la seguente relazione, dove abbiamo che a è uguale alla seguente formula. Da ora in avanti, con gli ordinari simboli del calcolo vettoriale, intenderemo riferirci allo spazio x, y, z, ed è in questo senso che si può intendere il prodotto scalare che figura nella formula 10, purché per c in grande in grassetto si intende il vettore avente per componenti le componenti covarianti della curvatura geodetica della linea x uguale y uguale z uguale 0 e con m meno p il vettore di componenti x, y, z. Chiameremo x, y, z coordinate di spazio e t tempo. Per uniformità scriveremo talvolta x con 0, x con 1, x con 2, x con 3 al posto di t, x, y, z e chiameremo anche g, i, k i coefficienti della forma quadratica 9, che è questa. Sia f e i, k il campo elettromagnetico e φ con 0, φ con 1, φ con 2, φ con 3 il tensore di primo ordine potenziale di f e i, k. In modo che sia f i k uguale φ i k meno φ ki. Poniamo f con 0, φ con 0 uguale φ e chiamiamo u minuscolo in grassetto il vettore di componenti φ con 1, φ con 2 e φ con 3. Si avrà intanto le seguenti relazioni. Parimenti, queste altre relazioni. E quindi la seguente equazione. Sia de omega l'elemento di ipervolume di V4, avremo la seguente equazione, dove d theta uguale dx, dy, dz è l'elemento di volume dello spazio. Si ha anche le seguenti relazioni. Prescindendo dall'azione del campo metrico, la cui variazione è nulla perché lo riguardiamo come dato a priori, dalla 9 l'azione prenderà la seguente forma, dove dE è l'elemento di carica elettrica e dm è l'elemento di massa. Introducendo le notazioni indicate, si trova la seguente azione, dove ρ, K sono rispettivamente la densità di elettricità e di materia, per modo che dE uguale ρ d tau, dm uguale K d tau, V con L è la velocità delle cariche elettriche, V con M è quella delle masse. Gli integrali del secondo membro possono estendersi ad un campo arbitrario tau tra due tempi qualunque, t con 1 e t con 2. Si ha poi il vincolo che sul contorno del campo tau e per i due tempi t con 1 e t con 2 siano nulle tutte le variazioni. All'infuori di queste condizioni, le variazioni di φ e di u sono completamente arbitrarie. Per contro, le variazioni di x, y, z, considerate come coordinate di un elemento di carico di massa, possono essere imposte ulteriori condizioni traducendo i vincoli del particolare problema che si sta studiando. Scrivendo intanto che è nullo dW per una variazione qualunque, delta phi, di phi, si trova la seguente relazione. Trasformando il primo integrale con opportuna applicazione del teorema di Gauss e tenendo presente che delta phi sia nulla sul contorno, troviamo la seguente relazione. E siccome delta phi è arbitrario, abbiamo intanto la seguente equazione. In modo analogo, facendo variare u, si trova la seguente equazione. Queste due ultime equazioni permettono di determinare il campo elettromagnetico una volta assegnate le cariche ed il loro movimento. Un altro gruppo di equazioni si può ottenere facendo variare in W le traiettorie delle cariche e delle masse. Siano delta P con M la variazione della traiettoria delle masse, delta P con L quella delle cariche. Indichiamo inoltre, essendo U un vettore di punto e V un
maiuscolo un vettore con derivata parziale di u su, de, su, de, su delta derivata parziale di u su delta p per v maiuscolo il vettore di componenti evidenziate ed analoghe. Scrivendo che è nulla la variazione di W, si trova allora, con i soliti artifici, la seguente relazione. Se i delta P ad un tempo non dipendono dai loro valori per altri tempi, dovrà essere nullo in 14 il coefficiente di dt. Si trova così la seguente relazione, che deve essere verificata per tutti i sistemi di delta P soddisfacenti ai vincoli. E questa che abbiamo letto, questo lavoro che abbiamo letto, è sopra i fenomeni che avvengono in vicinanza di una linea oraria. Sempre grande fisico italiano Enrico Fermi. Anche questa lettura non è di per sé già esaustiva, in quanto, come vedete, abilmente Enrico Fermi passa facilmente dalla fisica alla matematica e quindi spiega in maniera molto esaustiva il fenomeno e dal punto di vista fisico e dal punto di vista eminentemente matematico. Grazie.